all'ex Conservatorio Sant'Anna, nel cuore del centro storico di Lecce, dove questa sera l'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euro-Mediterraneo apre ufficialmente il progetto Puglia Artist, che in realtà cammina con le sue gambe da tempo, ma che stasera, con una mostra, la prima di un ciclo internazionale di arte contemporanea, avvia il progetto dedicato agli artisti legati in qualche modo alla Puglia e al bacino del Mediterraneo. Sì, è un progetto che viene fuori da un altro progetto precedente che ha prodotto anche delle mostre già in questo stesso contenitore bellissimo del nostro centro storico, che è il Conservatorio di Sant'Anna, e ha prodotto anche un database di 300 artisti. Ora, da 300 artisti siamo arrivati a un migliaio di artisti che sono presenti nel nostro portale. E il primo progetto si chiamava Adrion Art. A seguito di quello abbiamo affrontato, anche attraverso la possibilità di accedere a fondi comunitari con una progettazione molto accurata, abbiamo dato vita a Puglia Artist, che è questa seconda fase che si articolerà in tre momenti. Questo è soltanto il primo momento, un primo momento molto bello e interessante perché ha segnato una forte sinergia fra la nostra Agenzia dei Beni Culturali per l'Euromediterraneo e l'Accademia di Belle Arti di Lecce, che ha selezionato 13 artisti che hanno disegnato un fil rouge, definiamolo così, rispetto a tematiche che sono le tematiche del momento che stiamo affrontando o stiamo tentando di affrontare con sensibilità nella drammaticità degli eventi. Il tema dell'immigrazione, il tema dei grandi sconvolgimenti che ci sono nell'area del Mediterraneo. Ecco, noi abbiamo una piccola presunzione di pensare che attraverso l'arte e la cultura le culture possano farci avvicinare e possano determinare anche una situazione di conoscenza, di riconoscenza e quindi di pace e di serenità in un'area così travagliata. Sì, in esposizione le opere di 13 artisti, 13 studenti dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, selezionati dal corpo docente tra le cattedre di scultura, pittura, scenografia e decorazione. Studenti che hanno un background culturale differenziato e soprattutto studenti che provengono da aree geografiche differenti, infatti non soltanto studenti salentini ma anche degli studenti che provengono dalla Cina e una studentessa che proviene dall'Iran. Quindi l'obiettivo è stato quello di cercare di allestire una mostra che avesse un senso compiuto. Il tema attorno a cui ruota l'intero allestimento è quello del Mediterraneo. La mostra è aperta ovviamente con un omaggio alla nostra terra attraverso la rappresentazione dell'ulivo in queste opere pittoriche esposte nella sala, e prosegue secondo un'idea di viaggio, quindi questo viaggio che attraversa il Mediterraneo e che giunge sino in Oriente. In questo viaggio si incontrano tecniche ed esperienze diverse. L'obiettivo è quello di rendere pubblica l'attività che si realizza all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Lecce e quindi per promuovere soprattutto le opere realizzate da questi giovani artisti per i quali si spera un futuro brillante.